E come lo chiamerai? Ghostbusters Legacy, l'eredità di Ghostbusters. Il titolo dell'adattamento italiano per i film di Jason Reitman, in originale Ghostbusters Afterlife, è quanto mai azzeccato per descrivere il rilancio del franchise degli acchiappafantasmi. Originato dal cult degli anni Ottanta, diretto da Ivan Reitman e con Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson e il compianto Harold Ramis. Dopo essersi trasferiti con la madre nella piccola città di provincia di Somerville, l'ingegnosa Phoebe e il fratello maggiore Trevor scoprono di avere una profonda connessione con gli acchiappafantasmi originali e che la stramba casa che hanno ereditato dal nonno materno nasconde ben più di un mistero. Supportati da un professore di scienze nerd, interpretato da Paul Rudd, e da Podcast, un ragazzino appassionato del paranormale, i due fratelli investigheranno sulle attività sismiche di Somerville, misteriosamente legate all'invasione di fantasmi a New York del 1984. Ghostbusters Legacy sceglie di giocare facile con la nostalgia anni 80, con quella atmosfera da avventura con ragazzi densa di occulto, misteri, ironia e sense of wonder. Un modo di fare intrattenimento audiovisivo che scava le radici in pellicole come Goonies e Stand By Me, fino ad evolversi in prodotti più recenti come Super 8 e la serie Netflix Stranger Things. Ma la pellicola scritta e diretta da Jason Reitman, figlio di quell'Ivan Reitman che diresse il primo Ghostbusters nell'84, ha anche tantissimo cuore, tanta voglia di emozionare in maniera genuina e coinvolgere una nuova generazione di spettatori, con nuovi protagonisti tratteggiati più che discretamente ed esaltati da un ottimo cast, dove spicca la Phoebe della bravissima McKenna Grace. Quando prova a staccarsi dal cordone ombelicale che lo lega al primo Ghostbusters, la sceneggiatura imbastita è a tratti coraggiosa, soprattutto quando prova a trovare la propria strada, spingendo lo spettatore ad appassionarsi a questi nuovi piccoli e grandi eroi, con contesti e linguaggi più moderni, che non osano affrontare un confronto impari con l'originale, figlio di un modo di fare cinema che non esiste più, più ribelle ed ingenuo, e di una comicità scanzonata ereditata dal Saturday Night Live di quegli anni. Ma gli appassionati degli acchiappafantasmi originali possono stare comunque tranquilli, anche se dovessero sentire la mancanza dell'ambientazione urbana della New York anni 80 infestata da fantasmi, troveranno riferimenti, easter egg, citazioni, omaggi musicali e sorprese inerenti al cult del 1984, disseminati in maniera oculata lungo il film, con profondo e doveroso rispetto per la sua mitologia e gli interpreti che l'hanno resa grande. Certo, l'omaggio insistente al passato, alla lunga, diventa anche pedante ed eccessivo, scivolando nel finale verso un fanservice spudorato e senza controllo, che per quanto toccante, deresponsabilizza e sminuisce l'originalità della storia e del ruolo ereditato dai nuovi personaggi. Tutto sommato, era un film necessario? No! Era il film che molti fan di Ghostbusters stavano aspettando da anni? Decisamente sì. E voi cosa ne pensate di Ghostbusters Legacy? Fatemelo sapere nei commenti.